In un cinema romano la Befana offre i suoi doni a 4.000 bambini di ufficiali, sottufficiali e impiegati di pubblica sicurezza con l'aiuto del generale Galli e del generale D'Antoni, del questore, del ministro Scelba e del sottosegretario Bubbio. Coi suoi regali il ministro crea piccoli ciclisti che non si lasceranno mettere il fermo nemmeno dai loro papà. Seconda scena. Esempi di rose a salute ricambiano col loro aspetto i doni che Migliori, l'alto commissario per la sanità, porge ai figli dei suoi dipendenti. Scena terza. Il Tempo di Roma sta facendo una cospicua spedizione di felicità a 5 borgate. Bambole di lusso. E se nelle case dove stanno per portarle farà freddo, le compenseranno col calore dell'amicizia. Sede dell'Automobile Club. Il dottor Mungo e il commendator Ritrosi abbandonano per un giorno la motorizzazione. Nelle case dei dipendenti organizzano corride e cacce grosse contro pattuglioni di birilli. La Befana arriva dappertutto. De Piro con la figlia e il sottosegretario Andreotti la raggiungono in un cinema. Sono convocati i bambini degli addetti ai servizi della presidenza del Consiglio. Sulla minuscola folla impaziente e curiosa si chinano, distributori dell'Epifania, il sottosegretario Tupini e Lia De Gasperi. Epifania vuol dire apparizione, rivelazione. La tarantella dei piccoli attori di Zietta Liu è per questi occhi nuovi l'epifania del teatro.